reazione pazzesca. Mi hanno suonato aperto e l'ho visto davanti, no? E io ero senza parole, perché sono situazioni che non... Mi metto un po' del buco, dell'incidente che ha avuto. Però cosa ti ha regalato il Papa? Questo. Te l'ha regalato il Papa questo? Sì. Com'è stato per te incontrarlo? Bello. Te l'aspettavi che il Papa veniva proprio da te? No, ero ancora, mi sono svegliato, mi sono trovato proprio davanti. L'ha salutato, l'ha benedetto, gli ha detto di guarire presto. Io da ieri sera che impasto e faccio il pane, no? Ho fatto dei piccoli panini, no? Perché ho detto, se il Santo Papa arriva, li benedice, no? Me li faccio benedire, perché così, siccome che c'è tante persone che non potevano vederlo, no? E alcune non stanno bene neanche loro, no? E me lo sono fatto benedire, così lo devo distribuire. Allora io cosa ho fatto? L'ho preso per mano, no? L'ho portato in cucina. Che all'inizio tutti hanno guardato così, no? E gli ho fatto vedere quest'angolo, no? E gli ho detto, guarda, guarda quanta gente felice e contenta, no? Che sono qua per vederti. Anche se qua c'è tanta gente anche che magari non crede, no? Però per questo evento, per loro comunque è un giorno, è un bel giorno, ecco. Mi ha regalato la Madonnina, lo vedi con la luce così? Il crocifisso, no? E tu pensa che io li faccio, i rosari. Non te lo toglierai più sto rosario? No, 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 questo è il mio portafortuna. È un'emozione immensa, perché qua, quando capiterà più? Non capiterà mai più nella storia, no? Secondo me non capiterà mai più che un papa va in casa delle persone normali. Quale papa l'ha fatto? Questo è il primo che lo fa. E quindi, doppie emozioni.